Sia famiglia sta attraversando un momento difficile. Un orrore veramente spaventoso, spaventoso. Però noi sicuro trovare soluzione per problema. Sì, stiamo affogando, siamo sul lastrico, ragazzi. Però ci devono essere di sicuro dei soldi da qualche parte, nascosti o non so. No, per quello che ne so non ci sono soldi neanche per una mancia, giovanotto. No, io non voglio essere povera, odio la povertà. Quando ero piccola avevo gli incubi, sognavo che un barbone mi perseguitava e voleva tagliarmi i capelli per comprarsi un panino. Ora siamo poveri per davvero? E se siamo poveri, ciao scuola, ciao casa, ciao auto. Quindi finiremo per strada. No, non voglio vivere per strada, mi fa paura. Ovvio, tesoro. Una volta ho visto un povero e ho passato 2 anni dallo psicologo per lo shock subito. Thomas e Roberta, calmatevi. L'importante è che non ci manchi mai un piatto di minestra. No. Ya, ha ragione Martin. Qualcosa io fare sicuro. Ya. Al momento ho solo denaro sufficiente per poter comprare polenta con pomodoro, quindi con permesso vado al mercato a comprare. Su, Thomas, andiamo. Qualcosa io fare sicuro. Quella vecchiaccia deve pure avere qualche soldo da parte. Vediamo che ha nella borsetta per prima cosa. Ci sarà un portamonete. E questo? Un portatrucco per cosa? Non le serve, con quella faccia non ha speranze. Che altro c'è? Nulla, né un centesimo, né una moneta. Non può essere, deve avere un doppio fondo sicuro. No, non ha niente. Oh, ho bisogno di soldi al più presto. Eccoti qua. Cos'è successo, malefica donna? Ti sei già scordata del tuo legittimo sposo Bonilla? Si chiama abbandono di persona, sei rea, regino! No, non è così, Bonilla! Ah, è colpa di Lorenzo se stiamo così. Ci ha fatti diventare poveri, senza soldi, mio amore. Chiudi quella bocca bugiarda! Amore, tu e tua figlia, date la colpa a lui. State facendo vita da regine, mentre questo poveretto fa una vita orrenda! No, Bonilla, non dire così, altrimenti non la smetterò di piangere, amore mio. È troppo, lascia che io vada nel portico ad invocare tutti i santi che ci sono nel firmamento perché salvino la tua anima. Non ti ascolto, non ti credo più, svergognata. E ascoltami bene. Se non mi ridai il ruolo che merito e che avevo al tuo fianco, mi alleerò con l'Ippi che voi due odiate tanto e noi due insieme vi renderemo la vita un inferno. Lo giuro, su me stesso. Ti piace? No. Pensaci. No. Traditrice! Bonilla. Bonilla? Dove sei, Bonilla? Bonilla? Non c'è, non risponde a nessuna delle chiamate, non mi vuol parlare. Va bene, ascoltami, Valentina, devi insistere, è importante. Chiama, prima o poi risponderà. No, Violeta, non sai che cosa mi è successo. Aia! Sì, già mi hanno detto tutto, Flor, vita non mia. Sai come mi sento io. Va bene, tu non preoccuparti, io lo so che non è stata colpa tua, è stato un incidente, non importa. Ho un problema enorme, lo devo risolvere, non so come, voglio morire. Puoi contare su di me per qualunque cosa ti serva. No, beh, però io ti ho bruciato tutti quei soldi e io devo ridarteli. Sto mandando dei messaggi a mio padre, però non mi risponde, mi pianto davanti al suo ufficio finché non li ottengo. Lui ti ridarà tutto, centesimo giusto, di centesimo. Giustissimo. Non ce n'è anche, biscia approfittatrice. Non l'ha fatto di proposito. È stato un incidente. Non accetteremo neanche un centesimo. Scusami. E io devo accettare di vedere la mia palestra in questo stato, senza attrezzature, senza clienti. Come mai non c'è nessuno? Io non so cosa succede, ma senza dipendenti non c'è gente, non c'è promozione. Forse ha chiuso e non l'ho saputo? Voglio la mia liquidazione. Eh? Ora me la prendo. Cosa? La mia liquidazione. Che... mi hai rubato i soldi. Che cosa? Dovrò licenziarti oppure denunciarti. Vuoi licenziare me? Io che sono sempre qui a lavorare come una pazza dalla mattina alla Violeta sera. Violeta non è affatto una ladra, non puoi farle questo. Non ruberebbe mai un centesimo da questo posto. Licenziata. Non ce la faccio più, Flor. Tutte le dame del Crico Ragan sono a casa che mi aspettano. Io invece sono qui. Ora me ne vado. Sì, lo vedo che stai andando via, piccolo cobra. Te ne vai al primo accenno di problema. Sparisce in un anno secondo. Che strega. Oh, non so che cosa fare. Oh, Flor, non so. È davvero così grave tutto quello che mi ha detto Valentina? Ma è peggio di come sembra. Ho perso tutto. Ho perso i miei soldi, quelli dei Fritz e Walden, dei ragazzi, tutto. E non so che cosa fare. Invece, so che cosa fare. Cosa?
Le passo il conte di Karusikan, signore. Pronto, conte? Sì, sono Massimo Augusto Calderon della Hoya. Salve, come va? Sì, io la chiamavo perché ho un piccolissimo problema. Senta, avrei proprio bisogno di chiederle un favore, molto piccolo però, lei sa che mi hanno rubato tutti i fondi e che nel Cricoragan i miei conti sono bloccati e quindi... come? Sì, bene, bene, sì. Va bene, va bene. Grazie, grazie lo stesso, grazie. È al verde, non può darmi nemmeno un centesimo, purtroppo. Ma che succede alla nobiltà? Sono tutti sull'astrico. Bene, signore, credo che sia arrivato il momento. Dovrò guadagnarmi il pane e andare a lavorare. Non posso pretendere che lei si sporchi le mani. No, Evaristo, io ho bisogno di te qui. E io che cosa faccio? Che cosa faccio? Non lo so. Mi è venuta un'idea. Non posso dirle che sarà una soluzione definitiva, però credo che allevierà un po' la situazione, signore. Di che cosa parli? Oh, con questa fu firmata la Costituzione del mio paese, Evaristo. Si passa di generazione in generazione dal XIV secolo e tu vuoi che la venda per pochi soldi perché ho estremo bisogno di denaro. No, signore, ricordo perfettamente il valore di questa penna. So perfettamente quanto vale. Mi ricordo il giorno in cui mi cadde la penna e tutti si spaventarono. Sì, sì, morta, con grande spaventa. No, bene, non dico di venderla, dico semplicemente di impegnarla fino a che non migliorerà la situazione. Venderla no, ovviamente, comunque ci pensi, potremmo farci un po' di denaro. Qui non è successo niente. Sei sicura che sia questa la strada? Sì, sono sicurissima. Ma come può essere? Forse è venuta la polizia e ha tolto tutto, non lo so. No, come fanno a levare tutto? E poi c'è sempre gente che resta a guardare. E maniaci che restano a vedere se c'è del sangue da qualche parte. Magari qualche morto. Dai, su. Ciao ragazzi, una di queste sere ci vediamo a cena. Che ci fa lì? Franco, stai bene? Stai è successo bene. Qualcosa? Stai non bene? Ti è successo che c'è? Nulla? No, sono venuto a parlare con degli amici del tennis. Che vi succede? Ho ricevuto una chiamata anonima che diceva che avevi avuto un incidente. No, deve essere stato lo scherzo di uno degli amici del circo. Lo passano il tempo a fare scherzi al telefono. No, Franco, non era uno scherzo. Dico sul serio. Pronto? Ciao, spaventata? Non so di che parli. Che cosa vuoi? Come va la salute di tuo cugino? Ah, sei stato tu? Certo, ti è piaciuto? Ascoltami, questo era solo un avvertimento. Se non la smetti con quel pazzo di tuo cugino, la prossima volta andrà molto peggio. È lui? Dammelo, ora mi sento. Ci penso io, Franco, lascia. Smettila con tutto questo, Bernardo. Perché in questo modo non mi convincerai di nulla, ti avviso. Beh, vedo che non hai capito. Hai bisogno di altri avvertimenti? D'accordo, allora li avrai. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Sì. In cosa posso servirle? Io sto attraversando un momento difficile. Però non si preoccupi perché è una cosa del tutto temporanea. Si calmi, signore. Sì. Mi dica, è venuto a impegnare qualcosa? Sì. Sì, questa storica penna del Cricoragan. Ah, ma è del XV secolo. XIV secolo. Io vorrei sapere quanto mi darebbe esattamente per questo. Che ci fai tu qui? E tu? Che cos'hai lì? No, che niente, cos'hai lì? Niente, Flor, Massimo, che l'abbonamento cos'hai? Dell'autobus. No! No! Flor! No. Flor, ti ho regalato questa noce e tu la vieni a impegnare. Sì, ma tu che cos'hai portato? Niente di importante. Come niente di importante? Signore, lei eccede in umiltà, la prego. Il signore ha portato il gioiello più antico e prezioso del Cricoragan. E di squisita fattura. No, Massimo, la tua penna, no. Tu parli, la tua noce, la mia noce, la nostra noce. Perché? Sì, lo so, ci ho pensato molto prima di venire, ma la verità è che mi sono sentita sporca tenermi il tuo regalo che adoro tanto mentre i miei ragazzi patiscono la fame. Non mi è sembrato giusto. Florencia, impegnare questo è come privarti di una parte di te ed è come tagliare me a metà. Va bene, tu se impegnerai la tua penna perderai un tuo ricordo. Sì, beh, però... No, non facciamo nulla, non impegniamo nulla, Massimo. No, impegniamo questo.
No, non impegniamo questo. Appartiene alla tua famiglia, allora... Massimo, non impegniamo nulla. Florencia, come potrò dare da mangiare ai ragazzi? Sono disperato, non ho denaro. E poi ci sei tu che, come al solito, soffri. Beh, per lo tutti. So, anche io ho dei dubbi. Io sono combattuta, non so quello che devo fare. Perché da una parte dobbiamo dargli da mangiare, ma dall'altra, se impegniamo queste cose, perdiamo i nostri affetti. Non avremo né soldi né affetti. Non dobbiamo impegnare niente, perlomeno. Massimo, non impegniamo niente, hai ti ragione. Prego. Sì, hai ragione, per hai favore, ragione. Qualcosa non impegniamo succederà. Nulla. Sì, andiamocene a casa, pensiamo a una soluzione migliore. Senza impegnare nulla. Senza impegnare nulla. Ora aspettami solo un minuto prima di andare. Per curiosità, volevo chiederle quanto mi darebbe per questo? Io le darei circa 10.000. Lore, no, impegniamolo! Bernardo è pazzo, è uscito di senno, devono internarlo, devono farlo al più sì. presto. Ho molta paura per te, Franco. Beh, non ti preoccupare, a me non farà niente. No, no, lo dici perché non l'hai sentito, era impazzito, non c'era modo di ragionarci. Ah, ragazzi, prima o poi ve le suono e mi avete lasciata sola, ecco, in palestra. Lo sapevo, non si l'abbiamo fatto apposta. Se non fossi apposta. Venuta con Valentina. Franco, che ti è successo? Nulla, nulla, come sono niente? Scivolato, va bene, sono caduto e quindi... Sì, proprio una bella sì. caduta, tesoro. Sì, beh, hai visto. Un piccolo incidente, tutto qua, non è successo niente. Beh, va niente. Bene, però non mi potete lasciare in palestra da sola. La prossima volta... Calma, non ti lasciamo sola. Tranquilla, Bata dov'è? Non so, era qui vicino. Bata, eccolo là, guarda. Bata, che ti succede? Che ti è addormentato? Bata! Bata, alzati, ti ho già detto Bata. Che la pausa si fa. Bata, che succede? È caduto dal cielo. Che ti succede? Gira, gira. Fatelo respirare. Allora, gira, non lo so, è caduto dal cielo. Non lo so. Cos'è caduto, Bata? Che cosa? Motore. Un motore dal cielo. Ti senti bene? Ma che stai dicendo? È caduto dal cielo, Bata. È caduto dal cielo. Che cosa? Chi? Che cosa, tesoro? Guardami. Secondo guardami, dillo a me. Non è successo niente, sta facendo finta. Olivia. Altro che motore. Olivia. Stava schiacciando un pisolino. È lui, Franco! È lui! Non può essere, questo tipo non è arrabbiato, è pazzo! E 83. Finito. Bene. Vedi, sei un egoista, Thomas! Perché? Perché? Questo mi serve se voglio comprarmi qualcosa o per un'emergenza? Ce l'hai ora un'emergenza, tu e la tua famiglia. No, no, perché se do via tutto questo, sarò povero ed è sbagliato, no? No, non devi vergognarti. La mia famiglia era povera e io vivevo per strada, te lo ricordi? Ed eccomi qua, tutta intera. Sì, però avevi fame. No, non troppo. Perché c'era sempre qualcuno che mi dava un po' di quel che aveva. E io facevo lo stesso. Non puoi essere così poco solidale. Non è questo, il fatto è che a volte penso che i soldi risolvano tutti i problemi. Però hai ragione. Anche se ho molto poco, devo condividerlo con la mia famiglia. Lo so che sei buona, devo solo spingerti un po'. Sì, tu parli tanto di condividere, però stai mangiando da sola. Mangia, la maestra mi ha detto che ha molte vitamine. Posso farti una domanda? Mm-hmm. Quando eri povera, come facevi a rimediare dei soldi? Attenzione, Thomas deve dire una cosa importante. E che cosa ci dici, vuole Thomas? Dire il bimbo più Parla. Bello della casa? Beh, voglio dirvi che Roberta mi ci ha fatto pensare e quindi voglio donare tutti i miei risparmi alla famiglia. No, 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 Thomas, nemmeno per sogno. Io. Come no? Io ti ringrazio del gesto, però no, no. Riusciremo a risolvere la situazione, non abbiamo bisogno del tuo Non aiuto. Abbiamo bisogno dei tuoi soldini, grazie, caro, però. Sono tutti tuoi. Questi noi ce la caveremo in un altro modo. Quello che propongo è un Ma brindisi ci servono. Per le nobili intenzioni di Thomas, ok? Un brindisi per sì. Thomas. Che tesorino, amore Thomas. Mio, non mi daresti due banconote da 10 visto che devo farmi non la manicura? Non hai sentito, Flor? Silenzio, silenzio, mangiati le unghie, silenzio. Cagno che non sei altro. Perché tutti bevano. Polenta con pomodoro. Greta, yeah. Ascolta, ci penso io. Già che sei qui, volevo dirti che... Ya? Yeah. Che a causa della situazione economica che stiamo attraversando e visto che non sappiamo quanto tempo durerà ancora, dovremmo fare a meno del tuo aiuto.